sono oggi vicino a noi a darci man forte a questa battaglia. Noi siamo quella coalizione unita e coesa, come è stato detto dal primo giorno, coalizione di governo che governerà attivamente e produttivamente in questa città, governerà per il progetto che oggi ci dà sicuramente una linea in più, una linea di successo, progetto che grazie a tutte le forze politiche, perché noi a differenza dei nostri avversari abbiamo il colore politico, ci siamo schierati politicamente, non ci siamo nascosti in quelle liste civiche che non danno né il colore politico e né sostengono un progetto politico. Il loro è un progetto di potere, progetto che dovrà essere distrutto, progetto che dovrà essere la nostra forza per andare avanti. Il loro progetto, che è il progetto del fallimento, lo dobbiamo comunque debellare, dobbiamo comunque portare avanti le nostre idee, portare avanti i nostri impegni. E vedo e ringrazio tutti i candidati di tutte le liste, di tutti i partiti, di tutti e tutti gli uomini. Io devo essere sincero. Il dirigente che attualmente ci avvicina mi dà emozione, ma nello stesso momento mi dà entusiasmo, e questo entusiasmo lo sto provando giorno per giorno, sta crescendo giorno per giorno. Più sono tra le chiangresi e più mi reputo interessato a esserlo, attratto dalle loro idee, attratto dalle loro esigenze, attratto dal fatto che si sono abituati anche a questo disagio che viviamo già da 12 anni, disagio che non ci ha dato la possibilità di emergere né come classe dirigente né come classe politica né industriale, non ci ha dato la possibilità di vivere la nostra città. E questo disagio è dovuto al fatto che purtroppo i governi di centro-sinistra, abituati alla lottizzazione politica e non abituati al valore alla valorizzazione del nostro paese e delle nostre risorse, ha creato questo dissesto in tutti i settori del nostro comune e della nostra amministrazione. Di entusiasmo sta mettendo in questa campagna elettorale per portare avanti i principi e gli ideali che poc'anzi sono stati esposti dai nostri massimi esperti e rappresentanti del territorio di questa lista. E come l'onorevole Pantoliano ha sottolineato, sono nati quei partiti forti che oggi ci appoggiano e ci sostengono in questa campagna elettorale. Pertanto ringrazio ancora una volta la Democrazia Cristiana che fa parte della nostra coalizione, ringrazio tutti i candidati che attivamente, e dico attivamente perché questa è una campagna elettorale molto sacrificata, i nostri cittadini ci aspettano fino a mezzanotte per incontrarci, per sapere che cosa vogliamo fare di questo paese. Questo è il potere che noi abbiamo, il potere di questi ragazzi e non che si stanno impegnando in questa campagna elettorale, e il potere che noi abbiamo e che avremo per cambiare questo paese. Grazie. Allora, prima di concludere, se ci sono amici presenti che vogliono intervenire nell'aprire un dibattito attraverso il quale conoscerci meglio, noi siamo ben felici di dare la parola. Io colgo l'occasione questa sera e ringrazio innanzitutto a Gian Paolo Mazzola, all'onorevole e al professore
perché giustamente non voglio andare fuori tema, ma purtroppo è una riunione di tutti i candidati per quanto riguarda la Democrazia Cristiana. Io vorrei fare solo un punto, marcare un punto che ha citato il nostro caro Giampaolo. I simboli della nostra coalizione effettivamente sono tutti Forza Italia, Democrazia Cristiana, Partito Repubblicano, Alleanza Nazionale. Come lista civica non c'è nessuno, perché io che sono candidato in una cosiddetta lista civica è lista per Mazzola, perché noi crediamo in te Giampaolo, perché tu sicuramente se sarai eletto, perché noi, io penso che noi ci abbiamo vinto, perché io girando per le case nessuna porta ci sta chiudendo ma si apre, perché la prima cosa che ci dicono: ma chi sta portando? Noi stiamo portando un uomo che vuole salvarsi e salvare il nostro paese, che è Giampaolo Mazzola. Quindi alla fine, nostro malgrado, pure se perdiamo, noi l'abbiamo vinta. E voi sapete perché? Io ho fatto un discernimento. Io fino a qualche annetto fa ero un uomo di sinistra, di estrema sinistra, e per il bene di questo paese, perché io sono un angrese e non sono un tangarese, ho deciso, dietro l'invito della famiglia Mazzola, di candidarmi al Consiglio Comunale per dare un appoggio e un contributo, perché noi da 20 anni, onorevole, la sinistra ci ha rovinato questo paese, ma principalmente non tanto la sinistra a livello regionale, provinciale o nazionale, ma la sinistra locale, che ancora oggi, andando nelle case delle persone, noi sentiamo sempre: tu sei candidato, sei una persona che ispiri fiducia e onestà, principalmente in quanto stai portando un uomo che è onesto e cristallino ed è una persona seria, però purtroppo noi non ti possiamo votare perché siamo ricattati da questo tipo di... Quindi io mi appello a tutti quanti, a tutte le persone che stanno appoggiando questo signore che è Giampaolo, perché è un signore, non perché ha i soldi, perché è un signore d'animo, perché vuole bene questo paese, perché è un angrese come tutti quanti noi. Noi ti diciamo una sola cosa Giampaolo: col tuo contributo, perché tu devi aiutare noi, sii più allegro, sii più felice, perché nonostante non vinceremo, noi vinciamo, perché abbiamo già vinto, perché i signori che ci... noi andiamo a casa e la gente ci dice: state percorrendo una strada giusta. E noi ti ringraziamo Giampaolo perché ci stai dando una mano, ridacci il nostro paese. Farebbe piacere l'intervento di qualche altro che è presente, altrimenti dovremmo concludere. E allora, visto che nessuno vuole intervenire, poiché ci sono impegni politici e elettorali da parte di tutti quanti noi, ringraziamo i presenti. L'augurio è che possiamo riuscire nell'intento di capovolgere una situazione che ci ha visto penalizzati per 12 anni, per poter veramente dare lustro, gioia ai cittadini di Agri con l'avvento del nuovo sindaco, ed è un augurio di cuore, Giampaolo.